stasera è una grande serata. Siamo con Sandro. Sandro? Campioni, è lui. Che non risponde al telefono alla Barbara. No, mai. Sappiatelo. Mai. Allora. È antipatica. Antipatica. Però ha detto che tu sei uno dei migliori produttori anche dal punto di vista estetico ha conosciuto. Grazie, e questo non è male. E io sottoscrivo perché insomma. No, lo sai perché. Come si dice? È un bel Marcantonio Domo, no? No, perché. C'ho le fan. Stavamo facendo una considerazione, vero? Che spesso e volentieri il vino assomiglia al produttore, così come quando dicono il cane assomiglia al padrone. Ora, esatto. Sembra un paragone azzardato. Vero, però certi profumi, certi sapori ti rappresentano. Io vi saluto, vado. Questo bell'ombre. No. Riccardo è il nostro selezionatore che ormai diventa sempre più pettinato quel ciuffo solitario che gli è rimasto. Diventa sempre più domato e non ci possiamo fare. L'hai domato. Come porto gli occhiali? Se porto male gli occhiali mi... Come mi porti gli occhiali per la bionda? Non li porti alla bella Barbara. Invece Barbara abbiamo scoperto che abbina il look al tipo di vini che... Allora abbiamo la giacca maculata, capito? Che è uguale al tuo... Ieri era a Di Maglie. Sì, Animalier ci voleva Richelieu. Connerlo. Esatto. Richelieu. Tuo giubbotto ricorda questo incredibile rosato. Rosato, è uguale. Sì. Che non è un rosé. Non è andato a caso tutto quanto. Riccardo, sei tu l'enno selezionato? No, io... Sempre. No. Sì, a questo giro medico. Noi siamo contenti, tutti i sabati e ora anche i venerdì. Invitiamo i nostri amici produttori giù la mascherina, ecco, ti vogliamo vedere, riconoscere, gli occhiali, ecco. Si vede anch'io cosa c'è nel video, perfetto, e siamo distanziati tutti i venerdì e tutti i sabati facciamo assaggiare gratuitamente i vini dei nostri amici produttori, gli facciamo raccontare il vino al pubblico che viene, sono tutti molto contenti perché devo dire la verità, facciamo assaggiare sempre dei gran vini. Esatto. E stasera abbiamo avuto la conferma con Sandro Campioni. Abbiamo un verdicchio di Certaldo, molto particolare, che è arrivata sì la frutta, ma tanta mineralità. Sì. Frutta, solito, la pera, la mela, questo è un rosato. Da non credere, guardate. È un cerasuolo, sicuramente. Vabbè, è un profumo di frutta buonissima, croccante, di ciliegia. Sto assaggiando proprio ciliegia marena. C'ha anche delle note di papavero, di rosa, sembra di essere un campo fiorito a maggio. Campo primavera, di mezza collina. Bravissimo. Stiamo sempre accettando, quindi abbiamo un altro vitigno particolare per loro. Vitigno internazionale, sì, d'accordo, però vinificato in purezza. Allora, io sento tanto peperone verde, ma proprio il frutto, non la pianta. E come ci avviciniamo al Natale? Dai, sì è vero, c'è un po' di betta, secondo me è un po' di uva passa. Sì, però allo stesso tempo richiama anche un pochino il pandoro. Dai, zucchero a velo. Tanto quindi. Del suo zucchero a velo. Siamo al finale, siamo sul dolce. Siamo un meraviglioso vin santo. La poesia. Qui c'è un profumo davvero di frutta secca, di fico, però allo stesso tempo in bocca, io prima l'ho assaggiato, è un dolce gradevolissimo. Come dicevo prima, non è che quel troppo stucchevole, non è che dicevano i nostri nonni, la terra è bassa, e solo chi la frequenta ce la può raccontare. Sandro è uno di questi personaggi straordinari e ci conferma che Certaldo non è solo boccaccio. Sì, è vero. Ma anche vino ci sono buono. Anche dei bravi produttori, dei colleghi interessanti, e insomma è da visitare e cercare. Queste aziende sono piccole realtà, ma sono realtà importanti. Piccole realtà di nicchia. Sì, le nicchie, come si trovano qua da noi a Vineria Moderna. No, cioè, baci a tutti! Aspetta, non andare. Che è successo? Ciao, grazie. Ma via la Barbara! Tutti via la Barbara! No. Alla prossima! Venerdì prossimo! Anche venerdì raddoppiamo ancora, ci avviciniamo ormai, a Natale. Facciamo ormai il botto! Bum 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 bum! Dai a tutti!
tutti. Ciao, alla prossima.